uniti intorno al vescovo Angelo Spina, si sono ritrovati i gruppi di preghiera di Padre Pio della diocesi di Sulmona Valva domenica 28 settembre nell'adorazione eucaristica e nella celebrazione della Santa Messa nella Basilica Cattedrale di San Panfilo. Con loro anche Padre Guglielmo Alimonti ed una parte dei gruppi di preghiera provenienti dalla diocesi di Pescara. Nel ringraziare i gruppi di preghiera intervenuti, Monsignor Spina ha ricordato il valore potente della preghiera che tocca il cuore di Dio ed il valore della preghiera come alimento indispensabile per la fede, da testimoniare e da vivere ogni giorno, ogni istante. L'ora di adorazione, segnata da momenti di riflessione, è stata dedicata alla famiglia, tema al centro del Sinodo dei Vescovi convocato da Papa Francesco in questi giorni. La liturgia dell'adorazione della Santa Messa in San Panfilo è stata animata dal canto del gruppo di preghiera di Padre Pio di Pescara. Nell'omelia della messa il vescovo ha ricordato il valore che il Vangelo attribuisce alla conversione dei peccatori, perché Dio è Padre misericordioso che non si stanca mai di perdonare i suoi figli. Tra i peccati più gravi, ha continuato il presule, il Vangelo indica quello della vanagloria, della superbia, il sentirsi cioè superiore agli altri, ma la superbia è solo una bolla di sapone, destinata quindi a svanire nel nulla e per sempre. Mentre San Paolo indica in Gesù che il Signore si fa servo di tutti, il modello da imitare. La gioia del cristiano, ha aggiunto Monsignor Spina, è quella di ritrovare il perdono nell'incontro personale con Dio. Nell'Evangelii Gaudium, ha sottolineato il Vescovo, Papa Francesco ci ricorda che la vera gioia è data dall'annuncio del Vangelo e che mentre la felicità è data solo dalle cose, ma è solo di un momento, la gioia vera è fatto invece spirituale, che resta e non svanisce perché consiste nell'incontro con la parola di Dio e quindi con Dio stesso. La gioia quindi del cristiano è destinata a restare per sempre ed è gioia contagiosa perché dona al cristiano la certezza di essere amato da Dio ed ogni cristiano che prova gioia nell'incontro con Dio deve annunciare questo avvenimento. Anche San Pio, pur avendo trascorso l'intero pellegrinaggio terreno nel confessionale e nel convento, ha avuto sempre un volto che trasmetteva gioia, serenità, fiducia in Dio, ha spiegato il Vescovo, e la gioia propria di chi si affida al Signore ogni giorno e testimonia questa sua fede. Prima della celebrazione della Santa Messa in tanti, come sempre accade, hanno atteso di essere confessati o benedetti da Padre Guglielmo, figlio spirituale di Padre Pio, vissuto per lungo tempo vicino al santo di Pietrelcina. Qual è il senso di questi incontri dei gruppi di preghiera che periodicamente si ripetono e che toccano anche Sulmona e la diocesi valvense? Prima di tutto per fare amare questo grande santo che è davvero il più grande secondo me di questo nostro secolo e che è l'immagine proprio di Gesù. Quindi per seguire alla lettera il Vangelo. Noi amiamo Padre Pio perché è stato presente nella nostra vita in maniera molto forte e vogliamo che tutti conoscano questo santo perché dal profondo del cuore lui ha amato la gente ed è stato l'immagine vivente di Gesù crocifisso. Nella sua vita c'è stata la passione di Gesù e l'amore per tutti. Lui accoglieva chiunque e a noi fa piacere far conoscere questa personalità così grande e così bella. Quindi nella nostra diocesi, perché anch'io sono della diocesi di Sulmona, mi fa piacere che tante persone vengano a conoscere la sua grande spiritualità e la forza della preghiera, perché tutto è preghiera in lui. Padre Pio, maestro di spirito, sacerdote che ha confessato per oltre 50 anni, spesso ripeteva questo: pregate, pregate, tant'è vero che poi lui ha istituito proprio il movimento dei gruppi di preghiera per richiamare la Chiesa a stare unita nel nome del Signore e con la forza del Signore.
Quanto sono estesi in Abruzzo i gruppi di preghiera di Padre Pio? Sono dappertutto, città e paesi e villaggi, ospedali, istituti. Io ne ho fondati oltre 300, quindi c'è Padre Pio. È ancora una figura molto attuale. Che cosa può dire soprattutto ai giovani di oggi che spesso sono lontani dalla fede? Che cosa può dire San Pio de Pietrelcina? Che ritroveranno se stessi se ritrovano Dio. Quindi una morale, una attenzione alla propria anima e anche più rispetto della vita e della società, perché oggi i giovani spesso sono rovinati e spregiudicati. Padre Pio comunque continua a intercedere come quando era in vita. Il vescovo di San Giovanni mi ha dato l'incarico una ventina d'anni fa di curare l'incontro nazionale dei giovani a San Giovanni Rotondo. Il primo anno ne erano 15, poi sono arrivati a 5.000 e adesso ci pensa la curia vescovile di Manfredonia. Per l'occasione Monsignor Spina ha annunciato che nuovo assistente spirituale dei gruppi di preghiera di Padre Pio nella diocesi di Sulmona Valva è stato designato Don Vincenzo Cianfaglione, pronto al nuovo impegno. È un impegno molto importante. Quando il vescovo me l'ha chiesto ho detto subito sì, perché ci ho visto un segno anche di San Pio de Pietrelcina che mi chiamava a svolgere questo servizio per il bene dei gruppi di preghiera della nostra cara amata diocesi. E vorrei impegnarmi soprattutto per tenerli uniti, per fare un cammino insieme di santità e per essere veramente nella nostra diocesi questa presenza di San Pio che continua in mezzo a noi attraverso i gruppi voluti da lui stesso. Quanti ne sono all'incirca i gruppi di preghiera qui nella diocesi di Sulmona Valva? Penso che almeno ne siano una 30-40 in tutta la diocesi. Però adesso con il tempo cercheremo, ecco, di prendere contatto con i parroci, con i vari gruppi, con i vari responsabili, e cercheremo, ecco, a breve tempo anche di riconvocare Padre Guglielmo per avere una bella testimonianza sulla vita di San Pio.